Il calcio di punizione, la battuta, la deviazione vincente per il vantaggio immediato della Ferratella 0-1. Scalibastri. Tutto solo De Carolis, chiude bene la difesa della Ferratella. Attenzione a Capobianco, zona tiro, tocca ma non basta Scalibastri. 0-2 Ferratella. Imperatori, battuta per De Carolis che aggancia e conclude. Deviazione vincente, la riapre l'Unipomezia. La battuta sul secondo palo, stacca altissimo il numero 13 della Ferratella. Poi siamo già dall'altra parte con questo tracciante per De Carolis che la pareggia in 2 minuti, 2-2. Pallone un po' corto, ha capito tutto Altamore, se la fa ridare il numero 7, arriva sul fondo il cross per il tap-in vincente di Matteo Pompei, torna avanti la Ferratella. Il campo è buona. Grande break di Cologi sulla sinistra, va via, ingresso in area, Cologi si salva, Scalibastri in qualche modo. Academy, la battuta di Valle, morbida al centro dell'area per lo stacco imperioso del numero 3 Petitta, 3-3. Fardelli, battuta rasoterra, allontana Proia, non è finita, Cologi, altro pallone dentro, la deviazione diventa buona per Altamore, grande intervento di Scalibastri. Parte Proia con il mancino, prende il muro e poi la ripartenza della Ferratella con questo pallone splendido per Capobianco, Scalibastri in uscita. Parte Ciccolini, di potenza, palo gol, va avanti l'Unipomezia a 3 dal termine, 4-3. Riga a testa, Fardelli, zona tiro, scheggia la traversa e non c'è più tempo, vince in rimonta l'Unipomezia Academy che batte 4-3 la Ferratella e vola agli ottavi di finale di Coppa di Lega.